Ci troviamo oggi qui a distanza della raccomandata che ci ha licenziato un anno fa con la chiusura della sede del laboratorio di L'Aquila, della Intex. Ci troviamo qui a constatare che purtroppo abbiamo passato un anno sotto la regione in attesa di risposte e dalle istituzioni che diciamo, si è fatto molto lavoro ma i risultati allo stato attuale mancano. E purtroppo manca anche la pianificazione di una possibilità di ricollocazione. L'anno appena che si sta concludendo è stato difficile, duro per noi per accettare questa situazione, senza dubbio, sul piano personale, sul piano professionale, perché molto delle energie sono state spese per gli aspetti diciamo, legali di questa vertenza, perché l'azienda da subito ha manifestato come dire, una scarsa collaborazione, non pagando le spettanze e quindi abbiamo dovuto imbastire tutta una serie di azioni, tra cui la principale è quella avverso proprio la causa di licenziamento, che ha visto a novembre l'emissione del decreto del giudice del lavoro che diciamo, ci rende giustizia nella misura in cui questo licenziamento è stato dichiarato illegittimo. E quindi diciamo, le nostre energie vorremmo spenderle in un'altra direzione, nel senso che stiamo in corsa con l'assessore Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo, perché la Regione ha scommesso finanziando il settore della space economy e stiamo cercando la possibilità di ricollocare le nostre professionalità in quell'ambito.